Benvenuti, grazie di aver partecipato questa sera, di aver accettato il nostro invito e soprattutto grazie ai nostri amici che hanno accettato di lavorare con noi questa sera. Alla mia destra Salvatore Merlo, due parole di introduzione dei nostri ospiti. Salvatore è un giornalista, ha 38 anni e tre città lo rappresentano: Catania, dove è cresciuto, Firenze, dove ha fatto il liceo, e Siena, dove ha conseguito ben tre lauree, poi anche Nottingham, dove ha fatto l'Erasmus. Ha collaborato con Radio 3, con Panorama, con Rai 1 e dal 2007 lavora al quotidiano Il Foglio. Nel 2016 ha pubblicato per Mondadori il libro Fummo giovani soltanto allora, la vita spericolata del giovane Indro Montanelli. Oltre a tutti questi titoli, Salvatore è considerato uno dei più brillanti e intelligenti osservatori della nostra politica italiana. Pensa e come siamo messi. E ci siamo conosciuti recentemente, direi che siamo diventati amici, e così lui ha accettato di venire questa sera. Michele Brambilla, al popolo emiliano e bolognese in particolare, particolarmente caro. È un po' più grande di Salvatore, ma certamente più giovane di me, e ha una carriera molto lunga, cito solamente le tappe principali, ma non sono poche. Dall'84 al 2002 ha lavorato al Corriere della Sera, nel 2002 è diventato direttore del quotidiano La Provincia, e poi vice direttore di Libero, vice direttore del Giornale, vice direttore della Stampa. Nel 2009 ha assunto la direzione del quotidiano nazionale Nazionale, succedendo a Bruno Vespa. 19. E nel 2019. 2019, no, vabbè, dopo, dicevo attualmente, c'è forse un No, di refuso qui. QN19. Attualmente direttore responsabile di QN e del Resto del Carlino, e direttore editoriale del gruppo Poligrafici Carlino Nazione Giorno. Autore, fra l'altro, di tre pubblicazioni molto note: L'Eschimo in redazione, poi 10 anni di Illusione Storia del 68, Sempre meglio che lavorare, investire del giornalista, è un altro titolo, e poi l'ultimo, Non ci sono più i cornuti di una volta e altri racconti di provincia. Nel 2007 ha avuto nella città di Milano l'Ambrogino d'Oro, e anche con Michele, la conoscenza con Michele è un pochettino più datata di quella con Salvatore, ma penso di poterci considerare amici e di questo lo ringrazio molto. Abbiamo pensato di invitare Salvatore e Michele per fare un po' una ragionata insieme su questa tornata elettorale che ha molti aspetti di originalità. E allora pensiamo di dialogare con loro, chiedendo anche a loro due diciamo, di interagire reciprocamente, nel tentativo di capire quelle che sono le dominanti di questa campagna elettorale e anche di decodificare dei criteri di orientamento. Io inizierò ponendo loro due domande, poi so dal pubblico che qualcuno si è già prenotato per fare delle domande, se qualcuno ne ha, magari alza la mano, facciamo dei gruppi di domande così sia Salvatore che Michele potranno poi parlare. Ecco, la prima domanda che rivolgo a loro due. Visto che in qualche modo, in particolare Salvatore, e in qualche modo diversamente Michele, non hanno una storia tipicamente emiliana, qual è la loro impressione di questa campagna elettorale? Cioè, da osservatori qualificati, quali siete voi, cosa ci potete raccontare? Cosa vi sta colpendo di questa campagna elettorale regionale? Partirei, se Michele sei d'accordo, con Certo. Salvatore e poi. Che cosa mi colpisce? Mi colpisce che una campagna elettorale asimmetrica tra un popolarissimo leader nazionale gonfio di successi, di sondaggi e straordinariamente capace nella comunicazione, nell'uso dei social media, che è Matteo Salvini, e un più modesto, piccolo leader locale, che è Stefano Bonaccini. Non è una campagna elettorale tra Bonaccini e Lucia Borgonzoni, che è la candidata della Lega. E questo è il primo aspetto che colpisce. E quindi, da un certo punto di vista, è complicato per Bonaccini confrontarsi, affrontare un avversario così enorme come Salvini.
che sta battendo la regione da nord a sud, da est a ovest, compra mutande e mangia tortellini ed è efficacissimo anche nella sua comunicazione persino più basica e istintuale. Mi colpisce poi particolarmente anche un altro aspetto, credo che qualifichi queste elezioni. Spesso questo per dire vale per le elezioni regionali, ma mai forse come questa volta sono elezioni regionali che sono solo formalmente delle elezioni regionali, sono delle elezioni che hanno una ricaduta nazionale fortissima. Sono elezioni quasi direi politiche, sono elezioni sul governo. Non c'è nessuno che non abbia capito che se in Emilia-Romagna il centro-sinistra viene sconfitto, il governo cosiddetto giallo-rosso o rosso-giallo, poi il correttore di bozze del Foglio a Roma ha impedito di chiamarlo questo governo giallo-rosso perché è un romanista e quindi diciamo rosso-giallo, il governo rosso-giallo entrerebbe in difficoltà. Evidentemente per la sinistra la sconfitta in Emilia Romagna è un terremoto politico ma anche emotivo fortissimo. Il segretario del PD non è Nicola Zingaretti, non è una figura così salda alla tolda del suo partito, ha alla sua sinistra un giovane rampante che si chiama Andrea Orlando, che ha una sua idea, pensa di essere più di sinistra, viene considerato il figlio del partito, addirittura del partito, e quando si dice partito con la P maiuscola, cioè del partito comunista, addirittura da niente meno che da Napolitano, da Macaluso, cioè, insomma stiamo parlando di... E poi anche i riformisti del PD sono... anche loro molto scontenti e aspettano l'inciampo del segretario. Esiste ancora un PD riformista, era l'area a cui apparteneva Matteo Renzi, ma si è mantenuta piuttosto forte, anche se è guidata da personalità che hanno meno carisma di Renzi, sono Guerini e Lotti. Quindi sono delle elezioni speciali, sono delle elezioni molto importanti. Io poi, seguendo tutto questo da Roma, ho avuto anche un'altra impressione, ma poi magari Michele lo sa meglio, e che sono elezioni anche in cui si discute poco della regione. Ho questa impressione, però può darsi che sia appunto falsata dalla distanza che c'è tra me e tra Roma e Bologna, tra Roma e l'Emilia-Romagna. Cioè sono elezioni in cui i temi e gli argomenti non sono quelli che davvero diciamo, ricadono nell'importanza, nelle funzioni che ha chi dovrebbe andare a fare il presidente della regione. Non so se sei d'accordo, Michele. Sono d'accordo su tutto. La prima anomalia è quella che tu hai detto all'inizio, una campagna elettorale che vede contrapposti un leader nazionale, Salvini, e un leader locale, Bonaccini, lasciato solo dal suo partito, del quale egli stesso sembra in qualche modo, non dico vergognarsene, ma un po' imbarazzarsi, tant'è vero che ha scelto un logo dove non compare il PD, non compaiono i colori del PD, compare un colore verde che curiosamente è l'ex colore della Lega, e corre da solo con una strategia che è quella di disperatamente cercare di ricondurre i temi della campagna elettorale su temi amministrativi locali, regionali appunto, e di sottrarre il movente nazionale all'avversario che è la Lega. Che cosa dice sempre Bonaccini? Dice che questa è la prima elezione regionale così tanto in bilico,
e cita un dato inoppugnabile che è quello delle europee dell'anno scorso, meno di 12 mesi fa, alle elezioni europee, il centrodestra ha staccato il centrosinistra di 6 punti percentuali e la Lega, se non sbaglio, è stato il primo partito. Però Bonaccini dice in quelle stesse elezioni, lo stesso giorno, su 352 comuni, non mi ricordo quanti sono, dell'Emilia Romagna, in 200 si votava anche per il sindaco, e mentre in questi 200 comuni, se si calcola il voto delle europee, solo nel 25%, nelle elezioni per il sindaco, in quegli stessi comuni, al 90%, 85% ha vinto un candidato di centrosinistra. Questo vuol dire che gli elettori emiliani romagnoli hanno distinto un voto politico con valenza nazionale, quello per le europee, da un voto politico con valenza locale, di amministrazione della propria vita quotidiana. Gli stessi elettori che hanno votato Lega o Forza Italia o Fratelli d'Italia per le europee hanno messo la croce sul candidato di centrosinistra lo stesso giorno per eleggere il sindaco. Questa è la speranza di Bonaccini. Ma l'Italia è il paese dei comuni, non è il paese delle regioni. E questo è il punto di forza adesso del centrodestra. Le regioni in Italia semplicemente non esistono, sono creazioni fittizie sulla carta. L'Emilia Romagna non esiste, come non esiste la Lombardia, come non esiste la Liguria. Se voi andate a Savona vedrete che i cannoni sulla costa sono rivolti verso l'interno e non verso l'esterno, come di solito si mettevano i cannoni per respingere i pirati. A Savona sono verso l'interno perché i genovesi li avevano messi per difendersi dai savonesi che volevano ricacciarli in mare. Ho fatto un esempio ligure, se torno all'Emilia Romagna, voi sapete benissimo tra Parma e Reggio quale rivalità c'è. Io vengo da Parma perché ho diretto la Gazzetta di Parma per 3 anni e vi posso assicurare che Bologna è considerata Parma non come una nemica, ma come la nemica. È nemica per l'aeroporto, è nemica per la fiera, è nemica per il food, è nemica per la cultura, è nemica per il turismo. E quindi su questo Bonaccini rischia che la maggior parte degli elettori abbiano una motivazione politica nazionale e non locale. Bonaccini dice che ha governato bene, l'Emilia-Romagna è indubbiamente una regione che ha una visione magari non condivisa da tutti delle cose, ma amministrata bene. Ma non so se basterà, perché ci sono molte zone della regione dove io sono convinto che prevarrà una logica invece di voto nazionale. Faccio l'esempio di Parma. Parma è una città dove nel giugno del 2017 ci fu l'elezione a sindaco, il ballottaggio fra un uomo di estrema sinistra, che è Federico Pizzarotti, uno che votava di Fondazione Comunista, e un candidato di sinistra che era Scarpa, espressione della coalizione PD, eccetera. Vinse il candidato di estrema sinistra, che è Pizzarotti. Ebbene, pochi mesi dopo, alle politiche del 2018, su 5 posti da parlamentari nelle circoscrizioni di Parma e provincia, la Lega prese 5 parlamentari, non ne aveva mai preso uno. Perché? Perché a Parma la gente parla di 2 argomenti soli: i furti in casa e gli spacciatori neri in giro per il centro cittadino la sera. A torto o a ragione, la gente pensa che questa sia un'emergenza e pensa che la Lega dia una risposta a questo problema, che non è un problema drammatico, perché io ho vissuto a Parma, si vive benissimo, ma i parmigiani erano abituati a uno standard di vita ancora migliore. E quindi questa è l'altra anomalia, che è un voto amministrativo che invece
sarà interpretato, io penso, da molti come un voto politico nazionale e che avrà, forse come non è mai successo prima, una possibile ricaduta nazionale senza precedenti. Cioè, difficilmente il voto di una regione può far cadere un governo. Se qua vince il centrodestra, la caduta di questo governo è molto probabile. Ci fu D'Alema nel 96. Però ne perse molte di regioni. Ne perse molte. Questa è una. Anche perché l'Emilia-Romagna, cioè anche l'Umbria è una regione tradizionalmente di sinistra, ma l'Umbria non è potente come l'Emilia-Romagna. L'Emilia-Romagna è la roccaforte e, se volete, anche la cassaforte della sinistra. E perdere questo per il PD sarebbe un colpo di potere, di posti di potere, di posti dal punto di vista economico molto forte, ma soprattutto psicologico sarebbe devastante, molto più di quando Bologna vinse a Guazzaloca. Cioè, vincere, perché Guazzaloca era un civico che non era neanche di destra, ma se dovesse vincere Salvini, perché qua con tutto rispetto per la Borgonzoni non vincerebbe Salvini, beh, se vincesse Salvini qua, non si sente, vedo di, da dietro quel bussolotto lì che ci sta. Ma io ho finito così adesso. Ecco. Adesso va, adesso che avevi finito. Di riserva, grazie. Di riserva. Allora bisogna perfetto. Ed è anche questa la ragione per la quale poi probabilmente Bonaccini ha, diciamo, ammainato la bandiera del PD, eliminato i simboli. Io sono venuto a Bologna quando ho conosciuto Francesco per queste elezioni e andai alla fiera, all'apertura della campagna elettorale di Bonaccini. Era in questo padiglione grandissimo, semideserto, e c'erano i sindaci del centro-sinistra a sostegno di Bonaccini, con Bonaccini al centro e diciamo due file di, come una specie di panino intorno, ma senza nemmeno senza simboli, senza bandiere, la parola Partito Democratico non è mai stata pronunciata. Questo è molto significativo e lui stesso mi sembra poi negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, ha usato la parola sindaco da attribuire a se stesso, cioè ha cercato di comunicare una vicinanza alle istanze dei cittadini, una distanza dalla politica nazionale, dai simboli della politica nazionale, che è una cosa intelligente, non so quanto poi sia efficace, però è certamente intelligente, perché i sindaci sono gli unici che governano in questo paese e governano a lungo, se ci pensate. Per rimuovere un sindaco da una sua nemmeno la magistratura ci riesce a volte, la magistratura che pure fa dimettere i ministri e fa cascare i governi in questo paese con estrema facilità, eppure i sindaci riescono spesso a resistere persino agli avvisi di garanzia e alla magistratura, e sono gli unici che governano, dicevo, governano a lungo, e sono anche gli unici che hanno una legge elettorale interessante, no? Che è poi quella che non è mai cambiata dal 1993 in poi, cioè una legge elettorale, un uninominale maggioritario. Cioè a doppio sindaco, turno. Come? A doppio turno. A doppio turno. Il sindaco viene scelto dai cittadini, risponde direttamente ai cittadini e dopo 5 anni viene giudicato dagli elettori. Quello che non avviene, per esempio, nel meccanismo nazionale, dove addirittura torniamo al proporzionale, non ci sono nemmeno le preferenze e il sistema maggioritario degli uninominali fa paura ai politici, che preferiscono essere messi, diciamo, in piccole cordate e in liste, e a dover ringraziare della loro elezione, che guarda caso non viene chiamata elezione ma viene chiamata nomina, i capi dei partiti. Salvatore, accennavi all'inizio della campagna elettorale, hai fatto la citazione di quella di Bonaccini, e l'altra, quella di Palladozza, quella di Salvini non l'hai citata, ma è l'altro punto di riferimento. Io sono rimasto molto impressionato da un'assenza, e cioè
Bonaccini è in qualche modo il rappresentante, l'erede e l'amministratore di un modello di vita, di un modello antropologico che si è voluto applicare qui nell'Emilia Romagna, quando di questa regione e in particolare di questa città si è voluto fare la San Francisco dell'Europa, cioè la capitale di ogni tipo di modernismo, la cultura gender, la emancipazione, ogni tipo di diciamo di permissività, sempre nell'ambito della legge, ma con un modo di cavalcare la cultura abortista, la cultura diciamo di ogni tutto questo protocollo di concezione della vita che oggi trova appunto nel modello San Francisco, nel modello della massima permissività, che poi vuol dire democrazia, che poi vuol dire libertà, secondo questa accezione, appunto una regione e una città che vuole essere emblematica da questo punto di vista. Il risultato di questa politica, credo io, è il calo demografico che noi registriamo nella regione e che noi registriamo purtroppo in questa città. Per contro, intanto questo modello è stato dato per acquisito, quindi Bonaccini, nelle poche cose e diciamo le sue liste, nelle poche cose di programma che sono state dette, ha voluto riconfermare questa linea. Per contro, Salvini nella sua campagna, nel suo programma, se programma si può dire perché mi pare di parlare in qualche modo di un ectoplasma, di qualche cosa che non si conosce, però non ha contrapposto a questo modello un modello alternativo. Le uniche parole che sono state dette in qualche modo di speranza in questo lancio della campagna elettorale sono state date dal poeta e amico Davide Rondoni, che ha parlato di desiderio nell'ambito di quella convention che facevo prima riferimento. Ma la parola desiderio non ha avuto poi nessun eco nel seguito della campagna elettorale, è stata spesa lì come raccomandazione, bisogna tenere alti i desideri nella politica. Ma io poi, a parte quelle parole di Davide, non ho sentito né in Salvini né nella Borgonzoni nulla che poi ha dato seguito a questo. Allora, qual è la vostra impressione? Cioè, questo tema del modello di vita che si propone è un'assenza in questa campagna elettorale? È un'assenza tipica della politica di oggi? Perché non troviamo i due gruppi contrapposti e in confronto su questo tema? Forse questa è una domanda alla quale Michele risponde meglio, però ci provo anch'io. Io penso che Salvini non abbia nessuna idea fondamentalmente di nulla. Salvini non propone un modello di società. Salvini è un abilissimo, straordinario campaigner. La carriera di Salvini nella Lega comincia come speaker di Radio Padania, cioè era l'uomo che con la sua voce e la sua capacità di elaborare slogan e di accarezzare per il verso giusto il pelo di un certo elettorato che aveva delle idee, ha bisogno di essere rassicurato, batteva il tamburo attraverso il canale di propaganda della Lega. A un certo punto, quando la Lega precipita, dopo lo scandalo di Belzito, i diamanti della Tanzania, lo yacht del figlio di Bossi ormeggiato, dove? Ad Hammamet, Nemesi, no? La Lega crolla, 4%, arriva Maroni, la scopa, eccetera. Maroni recupera e prende questo giovane estremamente capace nella comunicazione e lo promuove, fino a che poi a un certo punto questo qui non gli fa anche le scarpe. Dopodiché Salvini non ha fatto altro che continuare a fare lo speaker di Radio Padania, solo che ha un po' modificato, cioè quello che prima offriva alla propaganda del nativismo settentrionale l'ha riadattata a una forma di nazionalismo, quindi si offre anche ai siciliani, ai pugliesi, a quelli che prima chiamava terroni. Dopodiché non ha un'idea, non ha un'idea di società, non sa, sa che c'è un problema, sa che gli italiani sono spaventati, che ci sono troppi neri, che gli italiani si sentono insicuri, che malgrado le statistiche dicano che i crimini diminuiscono, noi tutti abbiamo un'impressione diffusa di insicurezza, sa che la crisi ha provocato paura, sa che siamo una società vecchia.
anagraficamente vecchia, cioè invecchiamo, facciamo pochi figli e siamo tutti più anziani e più malati. Tutto questo lo sa e lo interpreta, dopodiché non dà mai una soluzione. Io, la politica si fa, credo, perché si raccolgono dei voti e poi li si porta in un'istituzione, il Parlamento, e si cerca di incidere nella realtà avendo un'idea, un modello, un obiettivo, un orizzonte. A lui questo non interessa. Un caso plastico, specifico, che proprio spiega questo fenomeno è stato quando si è formata la Commissione europea. Cioè, nel momento in cui la Lega arriva al Parlamento di Strasburgo, a Bruxelles, con la delegazione nazionale più numerosa in assoluto, con una forza enorme, Salvini è il vincitore delle elezioni europee, può fare valere tutti questi voti finalmente sul tavolo della politica, lì dove si conta, dove si può decidere, e invece non lo fa. Eppure l'occasione ce l'aveva, perché in quel momento i cristiano-sociali tedeschi, che non sono, diciamo, dei pericolosi bolscevichi, non sono comunisti, sono proprio la destra, sono i conservatori come dovrebbero essere, diciamo, in un paese, nei paesi normali, nei paesi liberali, gli aprono uno spiraglio, cioè si capisce che la von der Leyen ha bisogno di voti, è disposta a prendere i voti della Lega, però certamente la Lega deve fare qualcosa. Ora, Salvini a quel punto non è in grado, non vuole o non è in grado, di cambiare lo spartito ad organetto che stava suonando. Lo spartito era che l'Europa è cattiva, che ci vogliono fregare, che c'è sempre un complotto contro noi italiani, che siamo tanto bravi, tanto buoni, ma ci facciamo fregare, e quindi non cambia musica. Se ne sta con i nazisti dell'AfD tedeschi, con Le Pen, con tutto questo mondo di reietti, perché questo sono, cioè gente con la quale i partiti socialdemocratici e conservatori europei non si siedono nemmeno a tavola, si rinchiude in questo ghetto, non vota la von der Leyen, addirittura fa di questo non voto una bandiera ideologica e antisistema, dimostra in un attimo che a lui non interessa portare quei voti per ottenere qualcosa da vendersi addirittura ai suoi elettori, ma ottenendo qualcosa per il suo paese in materia di immigrazione, di politiche economiche, di elasticità nei vincoli di bilancio. No, non gli importa, lui doveva mantenere una sua infeconda coerenza violenta, rimanendo sulla linea sonora delle cose che aveva detto fino a un momento prima durante le elezioni, cioè io sono antisistema, e infatti non ci si è seduto nel sistema, non ha combinato nulla e si è prodotto un evento sorprendente da un certo punto di vista, cioè quelli che tutti consideravano i più cretini sulla terra, cioè i grillini, invece votano la von der Leyen, ottengono un vicepresidente del Parlamento europeo, e questa figura incredibile che è precipitata, diciamo, sul proscenio girevole di Palazzo Chigi, il presidente del Consiglio per caso Giuseppe Conte, ottiene dei risultati immediatamente perché ha fatto politica. E forse il senso della politica è questo, non è ottenere il consenso per il consenso, cioè tu puoi anche prendere il 50% dei voti, ma se poi non li spendi, ma che te ne fai? Questo è Salvini, dal mio punto di vista. Sentiamo il parere di Michele. Sì, Salvini è esattamente questo. Salvini non ha delle soluzioni, neanche sull'immigrazione ce le ha, e neanche sulla sicurezza. È vero quello che dice Salvatore, che lui, rinunciando a sporcarsi le mani nella politica, rinuncia anche a fare, rinuncia a governare, rinuncia ad avere un ruolo da
da protagonista. È vero che è lo speaker di Radio Padania abilissimo a costruirsi un consenso. A Milano, diciamo che Salvini in milanese è il tipico Randa. Randa è l'abbreviazione di randagio, cioè un simpatico personaggio che va nella curva degli ultra del Milan, che va al centro sociale Leoncavallo, dove lui è cresciuto, ed è simpatico, ha una capacità straordinaria di stare in mezzo alla gente, nei mercati popolari di Milano, è capacissimo di stare con la gente, di capire la gente e di creare empatia. Consenso e empatia. Però secondo me Salvini ha anche una cosa in più, cioè non è soltanto quello che sa incarnare il malcontento e cavalcare una protesta. Questo sono stati i 5 Stelle. I 5 Stelle hanno cavalcato il malcontento, la protesta, e io aggiungo anche quella terribile cultura del complotto che hanno alimentato, e il rancore sociale, il livore sociale verso chi stava meglio. Questi sono stati, secondo me, i 5 Stelle. Non sto giudicando chi li ha votati, ma insomma, loro sono cresciuti su questo, diffondendo l'idea che chiunque faccia la politica, anche il sindaco, è un ladro, che chiunque abbia guadagnato 2 soldi è un evasore, eccetera. Salvini ha una cosa in più, secondo me, che è quella di avere intercettato alcuni aspetti della politica della sinistra verso la quale la gente è insofferente. Uno l'ha citato Francesco, ed è cioè questa visione iconoclasta, distruttiva di tutta una cultura tradizionale che c'è, perché in Italia c'è ancora. Molti votano Salvini, nessuno vota Lega, in Italia voi non sentirete mai nessuno che dice io voto Lega, dicono tutti io voto Salvini. Molti votano Salvini perché, dice, ci recupera i nostri valori tradizionali. Perché Salvini si è appellato in modo geniale alla patria piuttosto che alla piccola patria padana? Perché l'etimologia di patria è che mi è stata padre. La mia terra è quella che mi ha trasmesso il mio modo di parlare, di pensare, di mangiare. Sono i miei valori. È la mia patria. E una cultura di sinistra radicaleggiante, eccetera, nel corso dei decenni ha distrutto tutto questo. E c'è una nostalgia nella gente di questo. E molta gente si è riscoperta nazionalista perché Salvini gli ha detto dobbiamo difendere le nostre radici, le nostre tradizioni. Guardate che Salvini, e ve lo dico per certo, non usa strumentalmente il rosario. Lui ci crede veramente adesso, in modo del tutto casinista, perché poi il rosario, però anche le amanti, però anche qua. Però lui in questa cosa ci crede moltissimo. Quando siamo andati a porta a fare il confronto con Renzi. Però ci crede come un non cattolico, come un non cattolico. È ci una può cosa. Credere. Salvini è celentano. È istintivo, non ragiona, non media con un approfondimento. Però per lui il cuore immacolato di Maria è veramente una cosa importante. Non capisce niente. Quando eravamo lì, a un certo punto si è sbottonato la camicia prima della trasmissione, ha tirato fuori una statuetta della Madonna, una medaglietta della Madonna, e io gli ho detto, è la Madonna di Rue du Bac. E lui mi ha guardato così, dice, ma cos'è Rue du Bac? Dico sì, Rue du Bac è una strada di Parigi dove c'è stata un'apparizione, e lui mi cita l'anno esatto e dice sì, è lì è apparsa la Madonna nel, e io che sono un bastardo gli dico sì, Suor Catherine Labouré, e lui dice ma come fai a sapere tu sta storia? E dico sì, che quando poi anni dopo apparve la Madonna Lourdes, Bernadette andò a parlare con questa e si descrissero questa immagine che avevano visto, e Suor Catherine Labouré disse se la memma è la stessa. Insomma, lui ha capito che io sapevo questa storia. E allora da quel momento ha cominciato a parlare solo di questo. Stavamo per fare il confronto con Renzi a porta a porta e lui parlava solo della Madonna di Rue du Bac.
perché lui, in modo anche un po' infantile, a questa cosa ci crede veramente. E lui, quelli che dicono, i miei colleghi giornalisti che dicono lui cerca i voti dei cattolici, ma in che mondo vivete? I voti dei cattolici non contano più niente, sono pochissimi. Non si vince le elezioni con la Chiesa, lo poteva vincere nel 48 la Democrazia Cristiana dicendo che bisognava votare per la croce della Democrazia Cristiana. Lui ha recuperato un po' questi valori e declinando questa cosa sull'Emilia-Romagna, lui ha capito che sta cominciando a esserci anche qui un'insofferenza per una cultura che mette lo Stato identificato col partito sopra a tutto. Allora, perché Salvini cavalca la storia di Bibbiano? La storia di Bibbiano, se le accuse saranno confermate, è sicuramente una storia di reati commessi a titolo personale, di cui non può incolpare il PD, chi lo fa è un cialtrone. Però Salvini ha capito che dietro un sistema c'è l'idea che lo Stato garantisce l'educazione dei bambini più della famiglia. E questo è lo stupro di un valore tradizionale. Quando Bonaccini dice diamo gli asili nido gratis alle famiglie e aggiunge, e l'ha fatto anche Renzi questo che mi ha stupito, perché è lo Stato che deve educare i bambini, dice una cosa statalista verso la quale Salvini si ribella e intercetta una ribellione. Io sono stato una trasmissione di Rai News e sono stato linciato ed espulso poi per non so quante settimane dalla Rai perché mi sono permesso di dire ma scusate, se quegli stessi soldi che spendiamo per l'asilo nido li dessimo alle mamme per poter stare a casa alcuni mesi in più in maternità a curare i propri figli, non sarebbe meglio che il bambino sta con sua mamma, senza criticare chi lo manda all'asilo nido, ma è un'opzione che lasciamo per... Sono stato crocifisso perché c'è l'idea che la donna per una certa cultura deve preferire il lavoro alla famiglia e che è lo Stato che deve farsi carico dell'educazione anche dei lattanti. Ora, quando Salvini attacca su questi due temi, secondo me ha capito che è una cultura statalista che mette lo Stato identificato col partito davanti al privato, davanti al principio di sussidiarietà che prevede che lo Stato deve intervenire solo da dove il privato non ce la fa. Quindi lui ha intercettato dei temi all'inizio solo di pancia, i negri, gli spacciatori, i furti in casa, ma poi anche qualcosa di più. E sull'Emilia li sta declinando su questo. Quando lui dice il PD sottrae i bambini alle famiglie, sicuramente dice una cosa grossolana, grezza, però c'è dietro la messa in discussione di un modello che in Emilia c'è stato, che è un modello che ha funzionato anche bene, perché l'Emilia è una regione che è stata amministrata molto bene, però le cose si logorano nel tempo. Forse una certa disaffezione c'è e Salvini capisce che come ci si rompe le balle, sta sposati 50 anni con la stessa donna, forse ci si rompe le balle anche stare 70 anni governati dallo stesso partito. Non dimentichiamo che 5 anni fa la regionale di Emilia-Romagna è andata a votare il 37% degli aventi diritto al voto. Quindi il segno di un distacco non solo dalla politica, ma anche dal partito mamma, che in Emilia c'è sempre stato, c'è. È su questo che Salvini che sta... Quindi lui è vero che non ha le soluzioni, è vero che sbaglia a non coinvolgersi come in Europa nelle cose, eccetera. Però non è soltanto un abile propagandista, è anche uno che ha intercettato delle cose non solo di pancia ma anche profonde, secondo me. Sono d'accordo. Italiani. Mi veniva in mente ascoltandoti, però, che c'è una differenza, anche Giorgia Meloni ha intercettato le stesse cose, però guardate, vedete le due immagini, ce le avrete presenti tutte e due, tutti quanti in mente, immagino. Lui tira fuori questo crocifisso, lo bacia, poi dice il Sacro Cuore di Maria, lei dice
sono una donna, sono cristiana. C'è una bella differenza tra le due cose, cioè proprio di modo. Lui dà un po', ma forse sbaglio, l'impressione di... E c'è quella carica di eccesso grottesco, che non so se è la carica del convertito, perché noi sappiamo i convertiti arrivano alla religione con più fanatismo di chi ci è nato dentro, no? E poi superano addirittura per ortodossia e in eccessi, oppure se c'è la carica grottesca di quello che recita. Citato un colloquio con un importante leghista che è l'origine di questa, chiamiamola, conversione di Salvini. Non lo sapevo. Che è quello che ha cominciato a fare questi gruppi in cui si dice Rosario, eccetera. Si può discutere se sono in buona fede, in mala fede. Io credo che poi uno può sbagliare, la religione può essere vissuta in modo sbagliato da tutti, da conservatori, tradizionalisti, progressisti, chiunque di noi la può usare strumentalmente o vivere per soddisfare un proprio bisogno che magari è più psicologico che spirituale. Però questa cosa è successa. Se tu sei stato nell'ufficio di Salvini quando era ministro dell'Interno, avrei visto che di fianco al tavolo che fu di Quintino Sella c'è un altro tavolo che lui ha fatto allestire e che era una autentica montagna di rosari che gli arrivano in regalo dalle suore di clausura di tutta Italia, dai santuari, eccetera. Lui su questa cosa si è veramente, in modo infantile, se vuoi, ma entusiasmato. Allora, il leghista intelligente, moderato e buono che gli ha detto prendi in mano il rosario, comincia, poi non sapeva forse delle conseguenze anche grottesche di questa passione. Però... la Meloni lo dice in modo più educato, normale, più sobrio, e la Meloni però più consono anche alle nostre tradizioni. Sì, ma lei al 10%, lui al 35%, perché aveva il 4% lei, ora sì, 10. Vabbè, ma lui anche lui aveva il 4%, cioè 35%, perché in questo momento funziona di più un certo tipo di comunicazione di pancia, ma il rosario poi è solo forse uno dei tanti richiami al recupero di una storia che è stata un po' troppo frettolosamente liquidata e buttata via da un certo tipo di cultura nel nostro paese. Poi lui lo farà grossolanamente, lo farà male, lo farà a scopi elettorali, però c'è stata questa cosa. Quando tu citavi l'aborto, il divorzio, la fecondazione assistita, l'utero in affitto, queste sono tutte le battaglie che la sinistra ha fatto proprie quando è venuta meno la sua vocazione di tutela dei poveri, perché le classi operaie e poveri non ci sono stati più, almeno non c'erano più come una volta. E come aveva profetizzato Augusto Del Noce, il Partito Comunista si è trasformato in un grande partito radicale di massa. Questo è rimasto dalla sinistra e questa cosa... un po' ha distrutto la nostra tradizione, il tessuto profondo degli italiani. E Salvini ha intercettato molto bene questo, che è più profondo che intercettare l'incazzatura che hanno intercettato i 5 Stelle. Certo. Io raccoglierei un ciclo di domande in modo da vivacizzare così la nostra discussione. Mi avevano segnalato che volevano intervenire i primi quattro, dunque Aldo, Gianni, Roberto e Matteo. Come sapete, domande non interventi, ma poi riapriamo insieme il dibattito. Dunque, domanda molto breve. Abbiamo capito che queste elezioni sono elezioni che hanno comunque una dimensione nazionale, però l'elettore potrebbe anche volere valutare la qualità del governo che c'è stato per indirizzare il voto in funzione della natura di elezione regionale che hanno queste elezioni. Abbiamo visto che Bonaccini vorrebbe spendersi come il sindaco della regione, ma sappiamo anche che non è così, perché il rapporto con il sindaco è molto più diretto e molto più personale. Allora la domanda è:
quali sono gli elementi sulla base dei quali noi possiamo dire Bonaccini è stato un buon governatore? Perché comunque noi siamo abituati ad essere governati bene, come penso in Lombardia sono abituati a essere governati bene. Forse eravamo governati bene anche ai tempi dello Stato Pontificio, per cui alla fine sulla base di che cosa si decide? Sul buon governo oppure sulla base delle considerazioni di più ampio respiro che sono state fatte fino adesso, di pancia o non di pancia, sentite o non sentite, più o meno vere o più o meno spese per ragioni di cassa elettorale? Ok, grazie. Gianni? Lascia Lucia. Matteo? Io volevo chiedere, spesso, soprattutto anche in questo periodo, ci vengono tanti dati, anche come tentativo di fare scacco matto, dicendo abbiamo raggiunto questi dati oppure altri hanno avuto questi dati, quindi abbiamo ragione. E questo però potrebbe anche diventare un butta su, se così si può dire, e quindi si leggono ma non si dà peso. Quindi mi chiedevo come anche da parte dei lettori si possono leggere questi dati appunto nella campagna elettorale. Gianni? Per fare anche io un po' cose di folklore, non è un po' paradossale anche che si è quasi rovesciato un po' il gioco delle parti? Cioè la sinistra in questo momento sta dicendo è diventata conservatrice, l'usato sicuro, l'argomento sintetico che si sente è l'usato sicuro, no? Anche in chi, mentre dall'altra parte il rinnovamento, c'è bisogno di cambiare un rinnovamento. E quindi è un po' paradossale questa cosa, non so se trovate che sia così, che la sinistra è diventata conservatrice o con un vecchio linguaggio reazionaria e si possa giocare la carta del rinnovamento, del cambiamento invece il centrodestra. Mi è sembrato un po' un paradosso, però è uno degli elementi di questa campagna, forse. Roberto? Dopo? Dopo. Quindi abbiamo una domanda, come si giudica un amministratore e se questo giudizio può in qualche modo invece essere sostituito da altri criteri a valenza più nazionale. I numeri, che cosa ci dicono, come vengono utilizzati, visto che tutti sparano numeri, come facciamo a sapere se sono giusti o non giusti e comunque che importanza hanno i numeri e la loro veridicità. Quello che diceva poi Gianni, si sono invertite le parti, oggi la sinistra è l'usato sicuro, la destra sarebbe il rinnovamento. Che impressione avete? Che quando una regione governata bene è più facile che il voto venga influenzato da altri fattori, e quindi proprio perché l'Emilia Romagna è una regione, vedi che paradosso che stiamo costruendo, è una regione che è stata governata bene probabilmente da Stefano Bonaccini, qui in Emilia Romagna diventa un'elezione dove non conta valutare che cosa ha fatto il governo regionale, ma diventa più facile che l'influenza dei grandi eventi che ruotano attorno al destino di un governo che non gode di grande simpatia. No, scusa, perché? Uno dovrebbe dire il contrario. E no, perché sto bene, sono amministrato bene. E no, perché non te ne accorgi. Perché ti si abitua? Perché come la libertà è come l'ossigeno, cioè non ti accorgi quando ti manca. Dicevi prima tu, probabilmente siamo stati governati bene, addirittura sin da, scusate, mi sta partendo una chiamata di emergenza ai carabinieri, non so. persino dai tempi dello Stato Pontificio. Quindi significa che c'è una sorta di, è possibile, una sorta di assuefazione al buon governo, cioè tu ti accorgi di avere un buon governo quando hai sperimentato per un po' un mal governo. Dicevo l'esempio della libertà e dell'ossigeno, sono due cose, è come con i giornali, i giornalisti sono oggetto da alcuni anni, anche i giornali, di una ferocia e di una sono soggetti di un'aggressività secondo me in parte giustificata, ma insomma in gran parte no. Ecco, vorrei ben vedere che succederebbe in questo paese se non ci fossero i giornali, anche quelli che non ci piacciono. Voglio dire che in una regione come questa forse è più facile che siano
sia che l'elezione venga influenzata da altri fattori, cioè si dà per scontato che funzioni la macchina amministrativa locale, e per questo diventa poi un'elezione in realtà politica, e lo è diventato, è così percepita, non so quanto certamente da noi che osserviamo da Roma è percepita come un'elezione politica, e tutti ci siamo fatti l'idea che qui viene confermato o decapitato il governo nazionale, che potrebbe produrre degli effetti paradossali, cioè portare moltissima gente che non voterebbe mai Salvini a votare Salvini, e chissà che non accada. La seconda domanda è i numeri. Io penso questo, cioè che non si possa fare peggiore uso, cioè il peggiore uso della statistica è quando la si piega e la si usa per questioni di a fini retorici, o ancora peggio a fini propagandistici, cioè non per sapere ma per far credere ai creduloni. Questo purtroppo è già successo in Italia. I numeri si spandono come gas, e addirittura cambiano a seconda di chi li maneggia o li diffonde, e persino autorità un tempo diciamo considerate affidabili diffondono numeri sbagliati, fasulli. Vi faccio un esempio preciso. Poche settimane fa il presidente dell'INPS, che si chiama Pasquale Tridico, ha dichiarato che il reddito di cittadinanza ha ridotto la povertà del 60%. Qualcuno ride, l'ha detto. Non solo l'ha detto, ma l'ha fatto dire al Presidente del Consiglio, il quale il 31 dicembre, alla conferenza stampa di fine anno, ha ripetuto questa, che io non, senza diciamo, nessun timore definisco alla Fantozzi, una boiata pazzesca, l'ha ripetuta davanti a tutto il paese che lo stava ascoltando. È passata poi una settimana, questo 60% è diventato 8%, è passata un'altra settimana, Tridico l'altro giorno ha detto mi sono completamente sbagliato. E questo è, come dire, siamo ben al di là, diciamo, della situazione tipica nel momento dell'agone politico elettoralistico, in un salotto televisivo in cui si confrontano due leader che hanno queste slide, ogni tanto dicono adesso ti do un po' di numeri, e uno pensa sì, state dando i numeri. Siamo ben al di là di questo, cioè c'è un uso della statistica che tradisce il senso, la natura, l'origine stessa della sua funzione. Una volta si diceva la matematica non è un'opinione, invece no, è diventato un'opinione. Quando ne abbiamo parlato tu hai detto i numeri sono diventati degli aggettivi. È così ed è terribile. Ovviamente poi c'è sempre qualcuno, e anche la realtà per fortuna, che si incarica di smentirle queste cose. Però siamo viviamo in una società dove le cose vengono così rapidamente masticate, digerite, poi sputate, che non c'è il tempo nemmeno di smentirla una cosa, perché si è già passati alla bomba, alla sparata, all'eccesso, all'eccesso successivo. E quindi è continuamente un inseguire all'infinito una serie di bombe, una dopo l'altra. Ho fatto più una fotografia che un'analisi, mi rendo conto. L'analisi è disperante, evidentemente.
Non mi ricordo più la terza domanda. No, l'altra era sulla sovrapposizione, sull'inversione sinistra come consuetudine, come usato sicuro l'immagine che usava Gianni Varani, e invece la destra, che è sempre stata conservatrice, in questo caso sarebbe il simbolo del rinnovamento. E questa è la natura della, però mi viene da dire così, peculiare anche delle regioni rosse, no? Cioè qui è più conservatore essere di sinistra che essere di destra, probabilmente. Sì, sì, ma infatti le politiche di destra le hanno fatte i governi di sinistra, e le politiche di sinistra le hanno fatte i governi di destra. Questo è più conservatore ed è più ed è meno libertino, diciamo, essere di sinistra a Bologna, immagino. Michele, cosa dici? Se sarà più un voto politico o più amministrativo, io penso tutte e due le cose. Ci sarà chi sarà più motivato nel valutare l'amministrazione della regione, chi invece darà un significato più generale, politico. Bisogna vedere quale dei due atteggiamenti sarà prevalente, e su questo si decideranno le sorti delle elezioni. È vero che c'è una suefazione al buon governo che dopo un po' non funziona più. Ieri un collega dello sport mi diceva: qua noi siamo come la Juventus, dicendo una cosa per me orribile, siamo abituati a vincere, e quindi se Sarri vince lo scudetto nessuno dice che è più bravo di Allegri, ha fatto il suo, ha fatto quello che... Per cui quando Bonaccini insiste nel elencare i buoni risultati della sua buona amministrazione, da un punto di vista propagandistico è paradossalmente poco efficace, perché c'è una consuetudine in Emilia ad essere considerati un modello. Era un modello la Bologna di Dozza, è stato un modello la via emiliana al capitalismo, c'è quel pezzo di Giorgio Bocca nei primi anni del dopoguerra, quando viene qua a Carpi a chiedere che cos'è il capitalismo, cioè la via socialista al capitalismo, e uno gli risponde: è che adesso i capitalisti siamo noi. Quindi questo è un po' dato per scontato. Io credo che l'aver amministrato bene non conti nulla in una elezione, e faccio un esempio concreto che ho vissuto personalmente, che è quello di Torino. Io ho lavorato 6 anni alla stampa, ho vissuto a Torino. E se c'è una città che è stata amministrata non solo bene, ma che ha fatto un miracolo assolutamente imprevedibile, è Torino, perché per decenni tutti pensavano: quando la Fiat se ne andrà a Torino, la città morirà. Di che cosa vive che non c'è più la Fiat? Pensate che nel 1980, nella sola città di Torino, nel solo comune di Torino, la Fiat aveva 150.000 dipendenti, e adesso credo che ne abbia meno di 10.000. La Fiat non c'è più a Torino, ma la Torino di oggi è incomparabilmente più bella, più ricca di quella di allora. È una città che ha saputo reinventarsi, città turistica, culturale, di musei, ha valorizzato il centro, ha fatto risorgere dei quartieri che erano diventati infrequentabili, come San Salvario, come i Murazzi. Tutto il lungo Po, Torino è una città bellissima dove si vive bene anche di sera, nonostante i torinesi siano un po' meno allegri dei bolognesi, si circola anche io mi ricordo che andavo a Torino per il Corriere la sera negli anni 90, e quando finivo di scrivere e di mangiare facevo un giro in centro e non c'era nessuno, erano gli anni 92, 93, 94, c'era ancora il riverbero della Torino delle Brigate Rosse, del terrorismo. Era una città cupa, triste, brutta, sporca, pericolosa. Le amministrazioni del PD a Torino hanno fatto dei miracoli. Chiamparino e Fassino. Fassino non sarà simpaticissimo, ma è stato un grande sindaco. E Fassino è stato bocciato da questa ragazza, Appendino, i cui risultati sono oggi disastrosamente sotto gli occhi di tutti.
ma l'Appennino ha battuto Fassino, ha battuto una delle migliori, uno dei comuni meglio amministrati d'Italia, ha perso perché c'era in piazza la gente che gridava onestà, onestà, aveva una voglia fisiologica di cambiare, magari per il buon gusto di cambiare, aveva dei rancori accumulati. Ci sono poi delle combinazioni singolari, il centrodestra dal ballottaggio ha votato in blocco per l'Appennino pur di far perdere il PD. Quindi io penso che la buona amministrazione conti molto poco, purtroppo, non dovrebbe essere così, ma penso questo. E poi c'è un fatto fisiologico, ripeto, le cose passano. Cioè, questa credo che sia l'unica regione di tutta l'Europa che da 70 e passa anni è governata dalla stessa maggioranza politica. Quindi prima o poi le cose cambiano, magari non cambierà adesso, ma se non cambia adesso ci si va vicino a cambiare, perché chi vince, vince di poco. Ho l'impressione che alla fine sarà un voto più politico che ponderato sulla buona amministrazione. L'uso dei numeri è talmente, come diceva Salvatore, strumentale, inflazionato, che ormai non conta più nulla, anche perché purtroppo, ahimè, siamo nell'epoca, io non so ancora fino a quanto però, ma siamo nell'epoca in cui ci si informa sui social, dove si crede a tutto, quindi se uno dà un numero assolutamente inventato diventa Vangelo. Siamo arrivati ad avere negli ultimi anni questo strano meccanismo mentale per cui se un premio Nobel per la medicina dice che bisogna vaccinarsi è sicuramente pagato dalle multinazionali del farmaco, ma se invece su internet un sito sconosciuto mi documenta che il vaccino fa male, allora quello è sicuramente vero. Se gli Stati Uniti d'America mi dicono che nel 69 sono andati sulla Luna, è sicuramente una menzogna, perché il potere è sempre comunque menzognero. Se invece un oscuro blogger mi dice che la missione dell'Apollo 11, 12, quella che era tutta girata a Hollywood, sicuramente è vero. Per cui i numeri che girano non hanno più nessun valore. Perché è così? Guardate che questo però sta per finire, non lo dico per difendere la mia categoria che è una categoria di cialtroni, che sbaglia, tutto quello, però è una categoria che se sbaglia deve pagare, che è raggiungibile, identificabile, sapete dov'è la sede del Foglio o del Resto del Carlino, si può querelare uno di noi che sbaglia. Negli Stati Uniti, dopo la vittoria di Trump, il New York Times, che non aveva capito nulla delle elezioni perché aveva previsto la vittoria di Hillary, ha guadagnato subito in pochi giorni 250.000 abbonamenti a pagamento sul digitale, perché la gente ha preso coscienza delle balle che girano sui social e si è spaventata. Quindi io sono contento che questa sera avete ascoltato due giornalisti che, con tutti i difetti che hanno, ma hanno accesso alle fonti, hanno una preparazione e hanno una responsabilità civile e penale. Purtroppo la nostra categoria è in difficoltà enorme perché internet ci rapina i contenuti senza pagare nulla, perché la gente si informa gratis sugli smartphone e nessuno compra più giornali. Noi abbiamo più lettori di sempre ma meno ricavi di sempre, perché abbiamo regalato il giornale sull'online finché gli editori non trovano il sistema per rimediare questo. Però ci sarà sempre bisogno di qualcuno come Salvatore Merlo, che qualche libro l'ha letto, e di un giornale come il Foglio, che vende poche copie quantitativamente, ma che detta l'agenda al paese, dà la bussola su tante cose. Poi uno può non sempre essere d'accordo. Lo dico per difendere la nostra categoria, ma per difendere, credetemi, non lo dico in modo demagogico, per difendere voi. Perché se passa il criterio che ciascuno, a proposito di numeri, può dire quello che vuole, siamo l'anarchia. Io ho seguito per la stampa tanta politica, negli anni in cui ho fatto l'inviato, prima di fare il vice direttore, e ho seguito anche Beppe Grillo nel 2013. Grillo raccontava ai comizi, una volta lo disse anche Porta a Porta, e Vespa non lo smentì perché non lo sapeva, racconta di quelle balle, ma oggettive, su fatti concreti. Mi ricordo che una volta
per contestare l'Expo di Milano, che è stato un successo strepitoso, che ha cambiato Milano da così a così, tra l'altro, ma per contestare l'Expo disse che avevano costruito una strada da Monza a Milano a 15 corsie, che neanche a Los Angeles, no? E tutti a dire, beh, 15 corsie sono tante, però 15 di qua, 15 di là, sono 30 corsie, no? E Vespa, che era lì, che prendeva punti così, non è stata costruita nessuna strada nuova da Monza a Milano. Io abito a Monza, cioè mia famiglia abita a Monza, io ormai vivo a Bologna, non c'è nessuna strada, neanche una corsia. Non è vero, semplicemente non è vero. O come quando Grillo o Marco Travaglio dicono il finanziamento pubblico ai giornali. Pensate, il Fatto Quotidiano sotto la testata ha scritto non riceve alcun finanziamento pubblico, che è il modo per comunicare una menzogna dicendo una verità, perché è vero che non ricevono alcun finanziamento pubblico, ma nessun quotidiano li riceve, salvo pochissime eccezioni, ma il Corriere della Sera, la Stampa, la Repubblica, il Carlino, non, il finanziamento pubblico ai giornali non c'è più da 30 anni. E così posso andare avanti all'infinito. Per cui sui numeri sono stati costruiti delle statistiche, dei ragionamenti, dei giudizi che non esistono. Allora occorre che la gente torni ad avere un rapporto carnale con la realtà, che la frequenti, che parli con le persone, che vada in giro, che si documenti e che si fidi anche di chi lo informi. Adesso i numeri sono soprattutto i sondaggi in questo periodo. I sondaggi danno una situazione di grande incertezza in Emilia Romagna, per cui stiamo a vedere come sarà. L'ultima cosa, e confermo quello che dice Salvatore, mi sembra evidente, cioè l'essere di destra o di sinistra, cioè destra conservatore e sinistra cambiamento, è relativo alla realtà alla quale ci stiamo riferendo. È chiaro che se ha sempre vinto la sinistra, il cambiamento è votare come quando vinse Guazzaloca qua a Bologna, no? Quella fu una rivoluzione. Ormai abbiamo praticamente finito il nostro tempo. Dedicherei gli ultimi 5 minuti al chiedere ai nostri ospiti un parere su un criterio e uso la mia esperienza, cioè dico quello che come ragiono io rispetto a queste elezioni. Allora io faccio questa considerazione. Dunque, abbiamo visto di fatto una evidente crisi di credibilità di tutto il sistema politico. Allora, quale responsabilità rispetto a una tornata elettorale posso avere io come cittadino? Secondo me l'unico criterio che a me convince è il seguente. Io devo avere consapevolezza e credere nella validità di quello che faccio. Per esempio, io sono un imprenditore e penso che l'azienda per la quale lavoro e che oggi ci ospita abbia una sua importanza sociale, non solo per il mio benessere, per il benessere della mia famiglia, ma per la responsabilità che ha nei confronti dei miei dipendenti, dei miei clienti, del contesto in cui vivo. Quindi io penso che il mio modo di contribuire al bene comune sia di rendere prospera, efficiente, bella e funzionale questa azienda. Così come credo che ognuno di voi, ognuno degli elettori avrà un proprio specifico e credo che quello specifico oggi sia veramente l'unica cosa che ci può traghettare da una situazione critica a una situazione migliore. Allora, nell'interesse della realtà per la quale io lavoro, nella quale io mi identifico e per la quale io credo, è quell'interesse lì che mi deve servire come criterio per giudicare. Allora io propongo un criterio estremamente estremamente semplice, e cioè io mi domando per il bene della mia azienda, per esempio, se con questa tornata elettorale devo votare per il miglior governo possibile di questa regione o se per esempio ho più interesse a far crollare il governo che sta facendo in questo momento una politica statalista che è contro il liberismo nel quale questa azienda vive. Cioè io credo che per esempio per quello che riguarda me o quello che riguarda, almeno questo è il mio criterio, io mi accingo a votare non già in funzione di quella che è la migliore amministrazione di questa regione, ma di quello che in questo momento per me è la prima emergenza, cioè il combattere il mio nemico che
in questi mesi e nell'anno passato è stato il governo per la politica che ha fatto. Quindi questo sarà il criterio con cui io andrò a votare e, come avete capito, non sarà a favore di questa amministrazione. Ora, a me pare che questo criterio, nella sua semplicità applicativa, non sia il pragmatismo egoistico di chi cura il proprio particolare, ma abbia l'orizzonte di voler difendere la realtà nella quale uno crede, che è appunto che deve sopravvivere e deve proliferare nell'interesse generale, nell'interesse comune. Questo, a mio parere, è valido per una scuola, è valido per un'azienda, è valido per qualunque realtà uno si trova a operare. Vi sembra praticabile oppure vi sembra un'astrazione piena di ambiguità? No, mi sembra assolutamente praticabile. Ovviamente, mentre lo dicevi questa cosa, mi veniva in mente che potresti cascare dalla padella a braccia. Ah, perché qua non si sa chi è più statalista, cioè, ormai è passata. E io ti ricordo che governavano insieme, vabbè che è tutto impazzito, però governavano insieme fino a pochi mesi fa e la Lega faceva esattamente le stesse politiche che stanno facendo questi e all'Italia e il reddito di cittadinanza e la quota 100. È vero, qua e là ogni tanto si ha l'impressione, ma più un'impressione, non so come dire, un'impressione appunto retorica, che la Lega sia produttivista, ma poi in realtà non lo è stata, non questa Lega almeno, non nei fatti. Cioè, poi storicamente il loro ceto di riferimento era il piccolo imprenditore del nord, ora sono diventati Lega Nazionale e gli interessi dell'impresa italiana sono quelli di poter competere con il mondo. Però non ce l'abbiamo una classe di, cioè questi dicono usciamo dall'Europa, usciamo dall'euro, fanno saltare in aria lo spread facendo aumentare il tasso di interesse con il quale noi poi dobbiamo rifinanziare il nostro debito pubblico, non riusciamo a fare gli investimenti perché ci abbiamo addosso questa enorme questa specie di ci portiamo addosso questo masso gigantesco, una fatica di Sisifo, una cosa impossibile, e nessuno, non la destra, ma nemmeno la sinistra dice affrontiamo il problema del debito pubblico, facciamo i compiti, mettiamo a posto le cose, facciamo vedere che siamo seri e poi finalmente andiamo a trattare, a fare valere i nostri diritti anche di paese fortissimo, perché l'Italia è ancora un paese ricco, è un paese straordinariamente ricco, che si piange molto addosso e che sembra quasi trovare sollievo in questo continuo piagnisteo nel quale accusiamo gli altri di volerci fregare, di fare i complotti contro l'Italia. No, quindi è vero quello che dici, però sai, ti cade questo governo che non ci piace e che potrebbe essere persino peggio. Però però un qualche criterio occorre utilizzarlo. Lo so. Rispetto a una certezza che tiene mica, il rischio di un'evoluzione in positivo vale sempre la pena correre, almeno io. E tu pensa così. Quanto si sono ridotti in termini di rappresentanza tutte quelle componenti, diciamo, di tipo liberale, o che almeno si ispiravano anche genericamente. Figurati, ti capisco perfettamente. D'altra parte, io non ne ho trovato un altro, quindi era proprio una domanda del tutto sincera. Sentiamo Michele. Che qua diamo assolutamente per scontato, ed è giusto che sia così, che la sfida sia fra Borgonzoni e Bonaccini, ed è così ovviamente, ma questo mi fa riflettere su come siamo in un momento in cui si brucia tutto con una velocità pazzesca, cioè i 5 Stelle che fino a ieri erano il nuovo, il sole dell'avvenire, il futuro, non esistono più. Meno di 2 anni fa hanno stravinto le elezioni, adesso stiamo qua a parlare se o Lega o PD. E questo mi fa pensare che magari fra un anno ci sarà uno scenario
di nuovo completamente diverso. E questo mi fa pensare a un'altra cosa ancora, e cioè che permettimi mi permetto questa confidenza con te. Io so che tu sei un credente, un cristiano, e quindi mi permetto di dirti come davvero un cristiano debba avere un pochino di distacco da queste cose, sapendo che sono cose importanti ma non decisive, sono cose che passano, sono cose soggette ai venti degli umori della gente, non soltanto quelli della storia. Cristiano ma anche imprenditore, cioè un conto in banca. Non ma, ma anche quello, ma anche l'imprenditore sa che non è legato, cioè l'imprenditore... Forse ho sbagliato a farmi questa domanda. No. Guarda, allora io ti voglio dare questa definizione di imprenditore che ha detto: l'anno scorso sono andato a presentare a Parma il libro di un signore che si chiama Morici, che è l'amministratore delegato della Bolton. La Bolton è quella del tonno Rio Mare, lo dico in modo così più... No. E lui mi ha dato questo, ha detto: l'imprenditore non è un soggetto economico che ha una finalità sociale, è un soggetto sociale che ha una finalità economica. Che detto così sembra più brutto, ma invece è più bello. Cioè l'imprenditore deve guadagnare, la finalità è quella, c'è un dovere morale, direi addirittura, di guadagnare, perché l'impresa sennò non sta in piedi. Ma il primo ruolo è quello sociale. L'impresa ha un ruolo sociale. Chi fa l'imprenditore non lo fa, io di questo ne sono assolutamente certo, non lo fa per diventare ricco, perché c'è un sacco di gente che ha i soldi e che si rigoderebbe molto più tranquillamente andando a vivere in Costa Azzurra, che non impegnando i propri capitali con i rischi, le tasse, l'incertezza normativa che c'è in Italia, i venti della crisi. Cioè, uno che fa l'imprenditore lo fa perché ha dentro una voglia, un desiderio di costruire qualcosa di sociale. Io di questo ne sono sicurissimo. Lo fa perché vuole realizzare qualcosa, vuole costruire qualcosa. E quindi io sono convinto che uno come lui dica: cerco di vedere in uno scenario politico chi mi dà di più la possibilità di fare questo. Chi sta dalla parte del potere, neanche nei regimi comunisti di una volta totalitari, non aveva questo problema, tanto il potere ce l'aveva assicurato. In una democrazia liberale un imprenditore rischia i propri capitali, affronta l'imprevisto di un futuro incerto, eccetera, perché ha un ruolo sociale. Qual è la differenza? Che il vecchio modello di imprenditore, cioè quello che è un soggetto economico con finalità sociale, magari inquina, magari sfrutta gli operai, eccetera, e poi si lava la coscienza facendo beneficenza, no? Il ruolo sociale, costruisco gli asili, eccetera. Adesso è esattamente il contrario, perché nel mondo di oggi, nel mondo del futuro, soltanto se un'impresa collabora a salvare il mondo, non voglio fare Greta Thunberg, ma è così, soltanto se uno rispetta davvero, dico delle cose politicamente corrette che mi fanno orrore, ma lo sviluppo sostenibile, eccetera. Allora, l'imprenditore, secondo me, fa benissimo a preoccuparsi di chi vince le elezioni, ma secondo me deve dargli un'importanza relativa. Sì, certo. Non ti giochi il futuro su questo, perché sono cose che passano. Guardate, un anno e mezzo fa sembrava che esistessero solo i 5 Stelle, avevano abolito la povertà, erano il futuro, e oggi sono scomparsi. Renzi aveva in mano il paese col 41%, adesso se va bene arriva al 5%, sono cose che passano queste, quindi se anche vince Bonaccini non ti preoccupare. Oh, ma questo è l'ultimo dei problemi. Bene, ringraziamo con un applauso i nostri ospiti. No, è stata una serata molto piacevole, anche molto utile. Poi
penso che questo cordiale applauso lo dica meglio di ogni altra cosa. Vi do la buonanotte, vi ringrazio di essere venuti, vi raccomando di prendere questa cartolina che vi dà contiene un invito ed è un incontro che facciamo fra una settimana al Duse. È un'idea questa che proviene da una chiacchierata con Michele Brambilla ed è un tema del tutto diverso. Il titolo è «Penso che un sogno così non ritorni mai più». Ricorderete che queste sono delle parole tratte dalla canzone di Volare, Volare di Modugno. Blu dipinto di blu. No, si chiama Volare. No, nel blu... si chiama nel blu no, è appunto perché io li ho invitati, perché mi correggono. Nel blu dipinto di blu è il titolo della canzone volgarmente conosciuta come Volare. E siccome si tratta del decennio degli anni 60, un decennio che ha visto la ripresa dell'Italia dal dopoguerra, quindi un decennio meraviglioso, e la musica è stata la colonna sonora di quel decennio. Faremo un ciclo di incontri, a questo incontro sono presenti con la conduzione di Massimo Bernardini, Mara Maionchi, che è nata a Bologna, per chi non lo sa, Alberto Salerno, che è suo marito, Giovanni De Luna, che è un sociologo, Oscar Giannino, è il noto giornalista, Vittoria Goddi, che è una giovane imprenditrice, e Giovanni Salizzoni, che fra l'altro è qui presente, che racconterà un po' la storia della sua famiglia. E io, immodestamente, e Michele introdurremo la serata. E questo ciclo di incontri è parallelo e accompagna una mostra che il Carlino ha prodotto, che è a Palazzo Belloni, fino ad aprile. È una mostra molto, molto piacevole, appunto sulla musica leggera, non solo di quel decennio, ma dal 58 all'82. Una mostra molto gradevole, dove ci sono 100 canzoni, tante fotografie, oggetti di designer di quel periodo, molto divertente. Buonanotte.